Avevamo lasciato Jennifer Aniston e Justin Theroux prossimi al matrimonio, ma non immaginavamo di trovarla già con il pancino pronunciato. Ad insidiare il dubbio è la rivista In Talk, che l'ha sbattuta in prima pagina, con il viso ingenuo e gli occhi già molto materni, contornata dalla scritta: «È nel quarto mese di gravidanza, il mio bambino è un miracolo». Dal fronte Aniston tutto tace, anche se pare che il noto giornale abbia avuto la conferma da una sua carissima amica, ovviamente dall'identità ignota, che si sarebbe così espressa. Tutto quello che importa a Jen in questo momento è mettere al mondo una bambina sana. Non vede l'ora di abbracciare il suo piccolo angelo. È immaginabile l'entusiasmo che ha travolto la famiglia Theroux, anche perché negli ultimi tempi la spinta verso la creazione di un nucleo familiare tutto loro pare fosse davvero forte. La coppia è apparsa in pubblico sempre più unita e ha mostrato un affiatamento invidiabile, nonostante divano il loro amore da Dio. Persi anni. Jennifer Aniston aspetta una femmina e la chiamerà Filippa. Jennifer ha 45 anni e il suo compagno Justin Theroux appena 42, quindi non sarebbe nemmeno una notizia più di tanto allarmante, anche perché è da tempi del matrimonio con Brad Pitt che i suoi fan vorrebbero vederla con un bel bimbo tra le braccia. Più che bimbo pare si tratterà di una bambina e, come se non bastasse, il nome trapelato come favorito è Filippa. I problemi avuti negli ultimi anni in merito al concepimento naturale pare avessero indotto la bella Rachel di Friends a ricorrere all'inseminazione artificiale, prima di rinunciare per sempre al sogno di diventare mamma naturalmente e affidarsi ad una tenera adozione. Stando alle voci riportate da In Talk, il suo sogno pare si avvererà e finalmente potrà annunciare al mondo la sua gioia. Chi se ne frega?